Sì, quella sul bus potrebbe essere mia figlia. Gli occhi e il naso ricordano quelli della mia bambina. Catherine Alvarez ha dichiarato così agli investigatori quando le è stata mostrata una fotografia scattata su un autobus, presumibilmente in una città spagnola, in cui si riconosce una bambina simile a Cataleya Ciclo Alvarez, nota come Cata, di 5 anni, scomparsa il 10 giugno scorso dall'ex hotel Astor di Firenze. Sono trascorsi 7 mesi e della piccola non c'è alcuna traccia. La fotografia potrebbe costituire un nuovo elemento da approfondire in questa complessa vicenda. Gli inquirenti richiedono cautela, tanto che la località in Spagna in cui è stata scattata la foto non è stata divulgata per evitare interferenze nelle indagini. Recentemente la Procura di Firenze ha emesso una nota in cui specifica che le indagini sono in corso a tutto campo, anche all'estero. E in effetti sembra che nel corso di questi mesi siano giunte numerose segnalazioni agli investigatori, come affermato dalla nota della Procura, provenienti sia dall'Italia che dall'estero, anche se finora nessuna di esse ha prodotto risultati positivi. Le indagini relative al reato di sequestro di persona a scopo di estorsione sono ancora in corso e vengono condotte senza trascurare alcuna pista, sia a livello nazionale che nel contesto internazionale, con richieste di assistenza internazionale in corso. In particolare, l'attenzione è focalizzata sulla dettagliata ricostruzione degli ultimi movimenti della piccola Cataleya e di tutti gli individui registrati all'interno della struttura ricettiva occupata. Nonostante il trascorrere del tempo, la madre di Cata non si arrende e continua a lanciare appelli per sensibilizzare l'opinione pubblica, sperando che chiunque detenga informazioni cruciali si faccia avanti. La donna è fermamente convinta che sua figlia sia ancora viva e ribadisce il suo desiderio di trovare la verità. «Vi prego, rompete il muro di omertà e silenzio. Sento che è viva, ridatemi mia figlia». Tuttavia, forse spinta dalla disperazione, la madre di Cata ha intrapreso piste indipendenti suggerite da una sensitiva peruviana, il che ha portato i suoi avvocati e consulenti a rinunciare e a lasciare l'incarico. L'ultima ipotesi avanzata dalla procura suggerisce uno scenario angosciante. Secondo gli investigatori, dietro la scomparsa di Cata potrebbe celarsi una vendetta trasversale. Sebbene i dettagli siano avvolti nel più stretto riserbo, sembra che ci sia stata un'aggressione sessuale ai danni di un'altra bambina ospite dell'ex hotel Astor, commessa da una persona molto vicina a Cata, forse un parente. Si ipotizza che il rapimento di Cata sia stato perpetrato come atto di vendetta per questa violenza. Sebbene voci su questo presunto abuso sessuale circolassero poco dopo la scomparsa della bambina, ora verranno ulteriormente esplorati attraverso l'ascolto di vari testimoni. Nel frattempo, il padre di Cata, Miguel Ángel Ciclo Romero, è ritornato in carcere. L'uomo, precedentemente coinvolto in un caso di rapina, aveva ottenuto la libertà per cercare sua figlia. Tuttavia, non ha rispettato l'obbligo di presentarsi per 2 volte, portando al suo rientro in carcere. Miguel è accusato, in concorso con un altro cittadino peruviano, di aver borseggiato una turista olandese. I due avrebbero approfittato di un momento di distrazione della donna per sottrarle il telefono cellulare dal portaoggetti del passeggino del figlio. L'episodio è avvenuto a maggio 2021 in via Maragliano, uno degli accessi dell'ex hotel Astor, successivamente occupato dalla sua famiglia. Le telecamere di videosorveglianza cittadine nei pressi della struttura hanno registrato l'evento, facilitando il coinvolgimento di Miguel. Tuttavia, tali telecamere, visionate anche dopo la scomparsa di Cata, non hanno permesso l'identificazione dei colpevoli. Le riprese mostravano solo 3 persone con 2 trolley e un borsone. In passato si era ipotizzato che la bambina potesse essere stata portata via in una di queste valigie, ma le analisi eseguite hanno escluso tale possibilità, poiché non sono state rinvenute tracce di Cata. Le indagini continuano e le domande fondamentali rimangono invariate. Dov'è Cata? E chi l'ha rapita? La presunta foto di Cata su un autobus potrebbe fornire nuovi elementi da esaminare in questa complessa indagine.